Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Cecarito e oggi siamo su questo nuovo giochino che non è tanto nuovo, è del 2013. Allora, abbassiamo un po' sto bordello di musica. Sono già al minimo. Ok. Andiamo a fare subito la prima operazione, che è questa. Ok, vai. Incompleto. Come si avvia? Qua. Ok. Speriamo di non ucciderlo subito. Allora, avevo già provato per vedere com'erano i comandi e sono difficilissimi. Allora, bisogna togliere questo foglietto. Allora, con i tasti W, A, S, D, in pratica muoviamo le dita, vedete? No, così, ecco. Aspetta un attimo. Come si fa l'indice? Ah. Ah, quindi vi dove... Ok. Non perdiamoci in chiacchiere. Facciamo subito sto paziente se riesco a togliere. Oh, troppo difficile togliere un pezzo di carta dalla faccia. Ecco, vai giù. Vattene. Ok. Adesso, tiè, allora, cosa possiamo usare? Allora, la sega circolare. Ma come l'ha presa? Cioè, i suoni, l'audio è messo al minimo e fa ancora un bordello incredibile. Allora, tra un po' lo ammazziamo, ma va bene lo stesso. No, 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 l'ho lasciata. No, 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 no. Aspettate. Non posso usare il menu. Cioè, a questo punto è meglio giocare senza audio perché non lo so se è con le cuffie che fa sto bordello incredibile. Ma è... veramente assordante. Allora, quanto è difficile. La prendo. Perché? Guarda, adesso farà tutto questo bordello tutta la partita. Non è che si spegni quando la fai cadere, no, continua. Oh merda, aspetta. Come ha? Ecco. No. Ragazzi, è veramente difficile. Poi io non sono neanche esperto di sto gioco. Ecco. Sta. Ok, forse è meglio picchiare un po' più avanti. Guardate come sono professionale. Ah, è difficilissimo. Ma ce la sto mettendo tutta. No, ho infilzato un pochettino il cliente. Allora. Ok. Ritmo perda. 1 ml al secondo, va bene, è accettabile. Ok, aspetta, forse adesso non è più accettabile. Lo stiamo un po' uccidendo, ecco. Spacca! No. Devo mettermi più in qua. Oh, non sapete quanto è difficile. Ok, ho aumentato il ritmo di perdita. Ma non posso farci niente. Devo ucciderlo prima che si sveglia. Oh mio Dio, quanto è noioso. Muore. Se c'avevo ancora la sega elettrica era meglio. Invece è solo là a fare bordello. Ok, spacchiamo un po' qua davanti adesso. Muori. Spacca tutto.
spacca tutto tranne i polmoni. Alzati. Allora, vai avanti. Oh, credevo che era finita la musichetta, invece c'è ancora. Merda, merda, 3 ml. No, no, non andare, no. No, se adesso non riesco a prenderlo, devo fargli la siringa. Qual era la siringa adesso? Quella allucinogena, forse era quella, forse era questa. Merda, perde troppo sangue. L'ho presa? Non si capisce un cazzo su sto gioco. Adesso ci manca soltanto che mi drogo e siamo a posto. Poco fa mi ero drogato. Ok, ok. Gliel'ho messa. Quindi questa la appoggiamo qua. Adesso abbiamo tutto il tempo per cercare di recuperare sto bordello di roba. Che bordello che fa, oh, non la sopporto più. Aspetta, forse riesco a prenderla da qua. L'ho preso? Vai. Aspetta, aspetta prima che... No, 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 no. Dove vai? Cioè, ti rendi conto, se cade una cosa di lato, non puoi neanche muoverti per andare a prenderla, perché giustamente in un'operazione reale non è che puoi chinarti per prendere ciò che ti è caduto. No, che fa, scherziamo? Merda! Cazzo. Merda, qua io lo ammazzo. Merda, lo ammazzo. Ok, ok, ok. Perde sangue troppo velocemente, ma se gli infili un trapano nei polmoni mi sembra anche giusto. 7 ml, ma che fa, scherziamo? 9 ml. Erdaccia umana. Speriamo che funziona di nuovo. Togliete! Trapano di merda. No! Perché l'ho buttato? Poteva servirmi ancora. No. Ok, l'ho presa. Non l'ho presa perché acciuffa 10.000 cose in una volta. Dai, dai, funziona di nuovo, ti prego. Ok, funzionato. Ok, tra questo bordello dovremmo riuscire a togliere tutto, credo. Che cazzo ho preso? Tira. Tira. Non mi dire che c'è un pezzettino di ossa e non posso tirarlo. Allora. Oh mio Dio. Sta succedendo un putiferio qua. C'ha un polmone mezzo aperto. Certo che se le vere operazioni fossero così, che devi sradicare i polmoni e distruggere le gabbie toraciche, morremmo tutti. Ok, adesso io sono nella merda, visto che sono senza niente. È rimasta soltanto questa, quindi non devo farmela sfuggire. Oh merda. Mi chiamano al telefono. Pronto. Va bene. Ok, sto. Ok ragazzi, devo andare, quindi vediamo di farlo subito veloce questa scena qua. Stradicate! Oh! Mio Dio, l'ho sradicato ma lo butto di nuovo dentro. Che sono intelligente. Ok. Bisturi! Datemi un bisturi o qualsiasi cosa che possa tagliare.
Con quale cazzo non è con WAS? Ci sono altri tasti anche per prendere i coltelli. Ho sbagliato. Sto polmone di merda. Guarda com'è merda. L'ho preso? Anche con R stringi un tasto qua. L'ho preso? Ok. Perché non taglia? Lo sto... Ok, è tagliato. Taglia tutto! Vedi perché ci sono sempre le ossa? Taglia! Guarda che non taglia, guarda! Oh, prendi. Porca merda. Le forbici. Questo gioco fa veramente incazzare. Mi sa che è l'ultima volta che ci gioco. Prendi qua. Guardalo, non lo prende, ma un medico così handicappato non può essere, non può esistere. Cioè, sembro io, se io devo andare a fare un'operazione magari sarei così. Ma dai, scappa di mano, ma dai, ma dai. C'è anche una sprite. C'è anche una sprite. Guarda, si stacca l'orologio. Ecco le altre forbici. Le ha prese? No. Perché sto... No, le avevo prese. Non si vedevano. Qua c'è il cuore, credo, quello nuovo, sì. Dai! Una forbice. Ah, perché? Basta paziente, muori, devi morire, ormai sei condannata, sei condannata. Aspetta, che non mi ricordo i tasti. Sei condannata, infilatela nel culo, sei condannata, devi morire, muori, muori. Muori, muori. Non posso farci niente. È troppo grave. Adesso andremo a parlare con i tuoi parenti. Diremo che non c'è stato nulla da fare. Perché ti abbiamo spaccato la gabbia toracica, tagliato qualche organo vitale, sradicato i polmoni e tante altre cose brutte. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, vi prego di lasciare un mi piace. E noi come sempre ci becchiamo al prossimo video.